stelle del weekend, venerdì 12 aprile, con la luna che finirà tra qualche ora nel segno del Cancro. Vediamo un po' come sta il Capricorno, che ha iniziato la settimana in maniera burrascosa, agitata, e che adesso sembra di nuovo un po' sotto pressione. Ma chi è che vi fa arrabbiare? Perché io sono convinto che voi le idee le avete chiare, anzi, forse il Capricorno è anche molto testardo, a volte non riesce a comprendere gli altri perché vuole fare di testa sua. Però avete ragione, è probabile che ci siano delle persone che vi hanno messo un po' nella condizione di innervosirvi. Non vorrei che domenica ci fosse ancora qualche problema. Noi sappiamo che la seconda parte del mese sarà molto interessante per tutti i Capricorno che devono fare delle scelte, per quelli che erano in attesa di una carta, di una risposta, di una novità, ma è probabile anche che questo weekend nasca con qualche intolleranza di troppo. Avviso ai naviganti, soprattutto a chi naviga con un Capricorno in casa: quando il Capricorno si isola e taciturno, non è che vi odia, non è che sta per dirvi me ne vado, ma semplicemente è in pausa di riflessione. Quindi si mette in stand-by, come direbbero i tecnici e soprattutto gli inglesi. Quindi una pausa è possibile in questo weekend, ma questo non significa che ci siano dei contrasti irreparabili. Però il muso lungo potrebbe esserci e io invito il Capricorno ad accorciarlo. È chiaro che chi è del Capricorno e sta con una persona del Cancro potrebbe in questo fine settimana vivere qualche dubbio. Cancro, infatti, due stelle. È chiaro che questo cielo libera da alcune emozioni, ma che tipo di emozioni sono? Perché se per troppo tempo avevate pensato di dire la vostra e qualcuno non ve l'ha permesso, adesso potete, come si dice in gergo, sbottare, cioè arrabbiarvi e magari pensare di essere stati messi in un angolo ingiustificatamente. Comunque, per fortuna, questa prima parte di aprile è finita. Io non rimangio le mie parole, ricordo le indicazioni generali. Vi avevo detto che aprile sarebbe stato un mese un po' strano, ve l'avevo scritto anche dove ho scritto libri, eccetera, eccetera. Poi però ci sarebbe stato un rinnovo, dal 19 ancora di più. Addirittura il 2025, mi spingo oltre, vedrà un Giove bellissimo. Quindi è probabile semplicemente che voi dobbiate chiudere alcuni conti e semplicemente dire agli altri cosa volete fare. Se c'è un braccio di ferro in famiglia, in amore e sul lavoro, io penso che lo vincerete, ma ancora siete in tensione. Nessuno dei due è andato giù in caso di complicazioni. Bilancia, allora, tre stelle, la prossima settimana vi prometto un trattamento migliore, le opposizioni planetarie ci sono, inutile nasconderlo. Voi contro chi? A volte potrebbero esserci dei problemi anche in famiglia, pure le persone che si vogliono bene vivono delle dispute. Penso per esempio a coloro che hanno fatto delle scelte in disaccordo con i genitori e viceversa. È chiaro che adesso ognuno ha la propria vita, ognuno ha la propria situazione, però tutto sommato, visto che le stelle vanno interpretate anche sulla base di quelli che sono i transiti futuri, avendo da giugno un cielo molto importante, immagino che questo sia un oroscopo di liberazione e non di afflizione. Quindi tanti diranno basta, tanti diranno adesso si fa come dico io e soprattutto vi libererete di un peso. Non siate autocritici in maniera esagerata e soprattutto evitate di avere degli atteggiamenti tristi, immotivatamente malinconici solo per attrarre l'attenzione degli altri. Perché viviamo in una società in cui più sei forte e più gli altri ti considerano e non è colpa mia. Andiamo avanti con il segno zodiacale del Sagittario. Questo cielo oggi affligge, domani mattina innervosisce, poi sabato pomeriggio e domenica rallegra e finalmente dalla prossima settimana vi potrete godere anche una bella Venere, un bel Mercurio, un bel Sole. Sa quanti Sagittario hanno già preso la cartina geografica, il mappamondo e diranno voglio andare qui, voglio muovermi, voglio stare qui. Oppure semplicemente su internet stanno cercando soluzioni per fare viaggi, per fare qualcosa di bello durante l'estate. È nella vostra natura cambiare rotta, cambiare clima, cambiare emozioni e adesso finalmente anche recuperare i sentimenti persi nel mese di marzo. Aprile è sicuramente più sincero. Vi ho detto allora giornata oggi così così, domani mattina così cosà, domani pomeriggio domenica ok. Andiamo al segno zodiacale dei Gemelli, 4 stelle per voi, con la luna nel segno e adesso parlate, voi parlate sempre, di solito
I gemelli sono molto loquaci. I gemelli veri, se non parlano, scrivono. Scrivono su internet, scrivono libri, quelli importanti scrivono anche libri. Scrivono sceneggiature, scrivono poesie. Scrivete alla persona che amate. Qualsiasi cosa abbiate da dire, ditela. Perché questo cielo del weekend rallegra e soprattutto vi rende molto sereni. Quella serenità che non c'è stata a marzo. Forse a marzo eravate in pausa di riflessione. Adesso travolgete tutti con la vostra allegria o buonsenso. Il segno zodiacale dell'Ariete è in pista. E guai a chi non si sposta. È come uno sciatore che va giù. Se qualcuno è nella traiettoria, fa una brutta fine. In questo momento voi avete la necessità proprio di rapportarvi a persone che la pensano come voi e di recuperare tempo perduto, forse anche per un problema personale, fisico. D'altronde, quando si va di corsa, qualche dubbio nasce. Di corsa le cose possono cambiare frettolosamente nella vostra vita. C'è chi dal weekend scorso improvvisamente si ritrova in una condizione nuova, diversa rispetto al passato, o capisce di aver esagerato un pochino. Però tutto quello che nasce ora è positivo, perché vi porta a, diciamo, allontanarvi da situazioni che vi hanno creato problemi. Il segno del Toro si appresta a vivere un weekend interessante, con una domenica utile. Maggio sarà il mese delle grandi scelte d'amore, perché Venere entrerà nel vostro segno zodiacale alla fine del mese. Però, e soprattutto se c'è una persona che vi interessa, non fatevela sfuggire. Quindi in questo weekend, magari anche domenica, fate un colpetto di telefono. Se poi è in casa questa persona, allora dimostrate un po' di emozione in più. Vergine, le relazioni che nascono in questo periodo sono importanti. Chi l'ha detto che i Vergine non sono focosi? Devono solo trovare la persona giusta, poi si sfogano, anzi. Se il mese scorso avete avuto delle preoccupazioni, adesso non le avete più. E siccome pare che l'amore non voglia pensieri, visto che state superando tanti pensieri, giocatevi al meglio la giornata di domenica, che sarà importante. Tempo di fare scelte familiari, di lavoro, insomma, abbiamo un grande cielo, quello di maggio. Vedrete che le recupererete in corsa. Scorpione, finalmente, che questa settimana è iniziata in maniera un po' blanda e io credo che tanti di voi abbiano bisogno di vivere situazioni piacevoli, di essere anche un po' confortati. Sapete qual è l'unico vostro problema? Ma vi capisco pienamente. Che non cercate mai niente a nessuno. Cioè, se avete bisogno di qualcuno, non è che andate lì a chiedergli scusa, ho bisogno di te. Allora, questo orgoglio si paga perché c'è gente che pensa che voi siate autonomi, indipendenti e molto forti, anche se non è così. Weekend importante, domenica emozioni in corso. Pesci, a proposito di emozioni, voi che vivete di pane e sensazioni, domenica lasciatevi andare. È un percorso duro quello che state facendo, ma liberatorio. Grandi scelte per chi deve fare un progetto di lavoro, avviare nuove ipotesi di collaborazione, avete tempo fino alla fine di maggio. Acquario, e questo è un cielo importante, chissà che tra oggi e domenica non riceviate una telefonata particolare. Anche voi siete pronti all'azione, sarà che la primavera porta giudizio e anche voglia di rimettervi in gioco. E non posso che chiudere in bellezza col segno zodiacale del Leone, perché adesso il Leone fa innamorare di sé e molti si innamoreranno del Leone. Siete sempre a testa alta, voi andate avanti con un grande orgoglio che è incrollabile, però ricordatevi che a volte dimostrare i propri difetti e anche le proprie debolezze è un punto a favore. Insomma, ci si guadagna di fascino a sembrare quantomeno meno forti di quello che si è davvero. Weekend interessante e intrigante. Vi abbraccio forte, forte, forte. Ciao!